Claudio Vota. La giornata di oggi coincide con il 76esimo mercatino dei Biotta Gambe. Il sole vi ha baciato rispetto ai giorni scorsi. Come possiamo definire questa giornata? Allora, possiamo definirla piacevole perché siamo soddisfatti, nel senso che il mercatino dei Biotta Gambe a Rivarolo attrae sempre tante persone, tanti hobbisti. C'è stato un po' un ricambio generazionale negli espositori e ci sono tanti giovani che si approcciano a questo hobby, soprattutto nella parte delle creazioni personali. Il fatto che sia la 76esima edizione la dice lunga di come sia apprezzato dai cittadini rivarolesi e anche no. E poi appunto in mezzo a questo pioggia che c'è stata pre e forse dicono post, il sole ci ha baciato e siamo molto soddisfatti di come sta andando la giornata. Gli eventi della Proloco non si fermano con l'evento organizzato oggi. Quando potremo ritrovare la Proloco in pista? Beh, siamo già in piena operatività per la notte di suoni e sapori, la notte dei saldi, più comunemente conosciuta come Notte Bianca, che si svolgerà il 6 luglio, sabato 6 luglio. Cominciate a scriverlo nell'agenda, che è un po' l'evento più importante e attrattivo per la città di Rivarolo. Anche qui abbiamo superato le 12 edizioni, quindi è da più di 12 anni che la facciamo e ogni anno proponiamo qualcosa di nuovo e quest'anno sarà anche ricco di tanti eventi per quella serata lì e in collaborazione con i commercianti, con la futura amministrazione comunale e quindi iniziate a segnarvi la data, 6 luglio 2024.